Matteo, che per sua sfortuna stasera è malato, per cui abbiamo qui la sua fidanzata, in maniera molto gentile, venuta a ritirare il premio. Per cui io inviterei il sindaco Vito Maida a consegnare il premio alla signora Pachi. Grazie mille. Il secondo protagonista è il nostro capitano, colui che ha fatto tutto il percorso a Rufina. Grande segui! Segui Alessandro! Sì, ma il nostro presidente, Massimo Francini. Invitiamo a venire Pallini Fanni. Vai Vanno! Premio il signor Francesco Franchi. Ha fatta la ripresa. Bravo! Bravo Vanno! Adesso si apre. Garantini Yuri! Premia Innocenzo Mazzini! Si appresta arrivare Shelly Andrea. Premia Roberto Bellocci. Mattina era freddo mai. Ma tutto bene. Si appresta ad arrivare il nostro amico Fusi Lorenzo. Lo premia Alessandro Mattini. Bravi, ecco, fagli fare meno metri, se no si fa notte. Bravo, avvicinare, se no davvero. Si prepara un amico, un mistero del calcio, per quello ho allenato io molti anni fa. Sovigli Marco. Continua a premiare il signor sindaco Vito Maida. Si prepara il bomber di Vico Mattia. Prego il signor
presidente Massimo Francini. Bravo! Grande! Adesso si prepara il bimbo prodigio, colui che ha creduto nel nostro progetto molti anni fa, Falcini Duccio. Bene, il signor Francesco Franchi. E ora arriva il mio uomo del centrocampo, Maccari Filippo. Bene, Innocenti Mazzini. Altro mistero del calcio che ero nato io 15 anni fa. Castri Andrea! Andrea! E chiude! Premia Vasco Broci. Adesso sta Galgani Matteo. Roberto Bellocci. Adesso si prepara colui che ha rischiato la vita domenica scorsa, il signor Mazzoni Matteo. E sta lui per te. Premio Alessandro Matteini. Bravo Mazzo! Bravo Mazzo! Il prossimo è Falugiani Niccolò. Hai Falugiani! Premio Vito Manca. Ennesimo mistero del calcio naturalmente. Lanzini Simone. Grande Simo! Premia Massimo Francini. Adesso si prepara Bocciari Matteo. Premia Vasco Broci. Avanti il prossimo Tanini Flavio. Bravo. Premio Francesco Franchi. Si prepara Cicalini Ettore. Premia Innocenzo Mazzini. Bravo Cica! Ora si prepara colui che ho anche paura a chiamarlo, quello che
in 60 metri arriva all'arbitro senza battere ciglio. Il portiere Manoliani Andrea. Premio a Roberto Bellocci. Adesso si prepara colui che a maniera molto umile mi ha detto: questo è un gol di tutti, ma è stato un gol fondamentale per la vittoria del campionato. Gianzi Giuseppe al 94esimo del derby. Ecco. Grande Beppe. Bene, Alessandro Martini. E ora si prepara una persona molto particolare per questa squadra, nonostante abbia giocato, però è stato fondamentale nell'andamento della stagione. Noi Tommaso. Grandissimo, prego al sindaco Tito Maida. Bravo Tommy. Altra persona fondamentale nel gruppo, Bezzosi Antonio. Dai, dai Bezzo. Arriva, a pezzo! Andiamo avanti, presentiamo Matteo Paoli. Premia Massimo Francini. Avanti con Cerchi Leonardo. Ragazzo nostro. Vasco Broci. Il prossimo a si prepara è Angeli Matteo. Premio a Francesco Franchi. Il prossimo è un altro nostro ragazzo, Cugini Leonardo. Premio Innocenzo Mazzini. Adesso l'ultimo dei giocatori, Cognatini Mattia, il nostro di base. Premia Roberto Bellocci. Passiamo allo staff fondamentale per la vittoria. Io inizierei a chiamare Francini Gianni. Premia Vasco Broci, un amico nostro. Sono contento di avere ancora sulla faccia il vento. E le emozioni
finale della Coppa dei Campioni. La vita ha visto dimensioni di lealtà e di errore. Allora, ora chiamo un amico, colui che comunque ha creduto nel progetto, colui che ha creduto nei ragazzi, colui che ha creduto nelle parole di me e di Andrea Parrini alcuni anni fa, il mio amico, il mister Niccolò Dio Tagliuti. Sindaco Vito Maida. Bravo mister! Adesso chiamiamo il suo vice, quello che per il gruppo è la parte fondamentale, Mugnai Davide. Premia il presidente Massimo Francini. Adesso chiamiamo il tattico Puglioli Paolo. Premia Marco Brogi. Adesso sta al nostro direttore sportivo, a colui che ha plasmato, aiutato e portato avanti il nostro progetto, Matteo Innocenti. Premia ancora una volta l'amico Vasco Veloci. Matteo, aspetta un attimo perché il sindaco che ho finito mai la può fare una sorpresa. In poche occasioni si regala la bandiera del comune, questa è una delle occasioni, questa è la mia sorpresa per tutto quello che hai fatto in questi anni, per il lavoro straordinario, per i sacrifici, per le tue incazzature, che abbiamo tra l'altro poche, e soprattutto per la tua sofferenza. Sei stato in questi anni davvero un grande dirigente, io lo avevo previsto, mi fa piacere stasera a te, naturalmente a la bandiera ufficiale del comune di Rupi. Grazie mille.
siamo alla fine. Se sono andate così forte, lo dobbiamo a una persona, al nostro preparatore atletico, De Fraia Davide. Passo Brogi. Chiamato il prof, giustamente. E allora chiamiamo per ultimi, ma non per importanza, perché sono persone fondamentali, coloro che hanno fatto da collante dal primo all'ultimo giorno, i nostri dirigenti accompagnatori. Chiamerei Fusi Fabrizio, applauso enorme. Prego, Pasco Brogi, ancora una volta con la nostra amica. E io l'ho tenuto per ultimo, ancora non per importanza, perché la sua voce la sentono fino a di umano, si mette sempre lì, il signor accompagnatore Azzeri Giovanni. Un applauso a lui. E lui come terrore a tutta la parte arbitrale. Premia Vasco Broci ancora una volta. Ora chiamerei Roberto Bellocci, che premia la nostra società Audax Rufina, con immenso piacere. Lo so che non si vince niente. Presidente Francini, complimenti un'altra volta del Comitato Regionale, tagliardetto storico, con le vittorie che fanno parte anche della Rufina, hanno contribuito e spero continueranno con il loro lavoro. E poi un ricordo del presente per la Nitara, a chi ritiene opportuno, alla spalla. Di nuovo ragazzi, un grande complimento da parte nostra, un abbraccio. Ora chiamerei una persona a noi molto particolare, la figlia di una persona a cui noi siamo particolarmente attaccati, e la figlia di una persona a me ha insegnato tantissimo a livello dirigenziale. Chiara Conti, figlia di il mio amico e il nostro amico Bruno Conti, che premia la società rappresentata da Innocenti Massimo e da Andrea Parrini. Tutti fanno a rimandarsi il microfono, ma alla fine me lo sono trovato in mano, meno male che lo chiamano in gelato, allora in qualche modo insomma. Va bene, ce la fa Massimo. Allora, da parte mia un grosso ringraziamento a tutti. Io vedo che nonostante l'ora siete ancora numerosissimi in tribuna come lo siete stati durante il campionato. Io svelo un segreto alla squadra, agli amici. Io in tribuna quest'anno ci sono stato poco, agli inizi non andava tanto bene, allora sono stato a casa. Quando si è cominciato a vincere ho detto per scaramanzia non andiamo, la volta dopo non andiamo, alla fine non sono mai venuto, ma si è vinto il campionato, è andata così. Massimo. Grazie a tutti veramente. Abbiamo ricordato Fabio, abbiamo ricordato Bruno, sono della Chiara, vorrei ricordare
Romano, Lido e sicuramente tutti i nostri consiglieri che sono con noi, ma che ci hanno accompagnato in questo grande percorso. Grazie ragazzi, grazie a tutto il paese, grazie. Allora, intanto grazie a tutti di essere qui stasera. Io ci tengo particolarmente a ringraziare ognuno di noi, di voi che ci ha sostenuto quest'anno. Ci tengo a ringraziare questi ragazzi dietro che sono stati eccezionali, ma ci tengo particolarmente a ringraziare Massimo Innocenti, perché 4 anni fa sinceramente l'avrebbero preso per pazzo a mettere un ragazzo che ha allenato gli allievi a fare la prima squadra, e lui e Matteo ci hanno creduto, mi hanno dato fiducia e io li ringrazierò sempre per questa cosa. Abbiamo raggiunto questo risultato grazie a tutta l'organizzazione che c'è qui in questa società, che per me è una famiglia, ma è molto anche di più, perché io guardo anche la scuola calcio, parlo con i baristi, quelli che ci fanno da mangiare la domenica, e io li ringrazierò uno a uno tutti, compresa la mia famiglia, perché sono stati eccezionali. Quindi vi ringrazio tutti, forza Rufina, e il prossimo anno ci lasciamo meritata e giusto giocare. Ringrazio anche il mio amico Massimiliano, che è sempre uno di noi. Bellissimo. Thank you.